Un incontro che, data la partecipazione e semplicemente la conferma di quanto questo argomento, quello della lotta alla Gori, sia particolarmente sentito dalla cittadinanza. Ancora una volta dalle istituzioni da Fisciano un no secco a questa richiesta che appare totalmente legittima. Sì, no alla Gori scaturisce da una valutazione negativa che noi oramai da più di un anno, da un paio d'anni stiamo portando avanti e che stiamo anche rendendo nota. Gli ultimi fatti non fanno altro che darci ragione, avevamo visto bene, avevamo visto anche lontano. La Gori si è trasformato soltanto in un carrozzone clientelare di questo centrodestra che le ha imbottito di parenti, di amici e di amici degli amici, e i cui costi per queste operazioni vengono scaricati interamente sulla gente, quello che ci dispiace di più, sulla povera gente, in modo anche con atti sicuramente non legittimi, perché non possono scaricarsi le perdite di gestione che probabilmente derivano da queste operazioni e da scelte di gestione sbagliate, che vengono scaricate indistintamente su tanti soggetti che sicuramente sono estranei, sono fuori da queste dinamiche, vengono reclamate annualità prescritte, vengono reclamate perdite che non competono agli utenti, ma la cosa più grave ancora è che mentre anche la Giunta regionale ha preso atto di questa situazione fallimentare della Gori, non tantissimo tempo fa Caldori ha detto che la Gori è una risorsa della Regione Campania e del Mezzogiorno, e gli stanno facendo una legge ad hoc perché Gori diventi gestione unico di tutto il sistema idrico in Regione Campania. Impegno istituzionale attraverso la rete dei sindaci, ma quest'oggi anche manifestazione politica del Partito Democratico, perché come PD chiedete agli elettori di valutare l'operato della Regione anche su questi temi. Certo, noi lo valuteremo sul piano politico, ma credo anche sul piano giudiziario, perché qui sono stati fatti atti di una gravità assoluta che vengono denunziati anche dagli ultimi paladini, dalle stesse file del centrodestra, che però non hanno il coraggio di alzare il tiro, di parlare il linguaggio della chiarezza che va nell'unico interesse che deve essere coltivato, quello delle comunità amministrate. Ha rappresentato questo territorio in ambiti sovracomunali più volte, l'appuntamento regionale è un appuntamento importante, la ritroveremo impegnato in prima persona con il PD. Diciamo che non è vincolato ed è scollegato completamente dalle dinamiche che ci stanno vedendo a nostra, diciamo, o anche senza la nostra volontà, protagonisti in questa vicenda, che sottolinea ed evidenzia come, al di là dei proclami di Caldoro che sa accreditarsi soltanto come attraverso i mass media, come chi ha messo a posto i conti in Regione Campania, in effetti abbiamo una regione molto più dissestata rispetto a quella che ha trovato 5 anni fa, in 4 anni e mezzo di letargo assoluto non ha prodotto assolutamente nulla di positivo, oggi si è inventato una cosiddetta pseudo accelerazione della spesa dove continua ad essere attenzionate soltanto le prebende degli amici e quella degli amici degli amici. Questo non è più possibile dopo i recenti fatti, dopo anche la disaffezione che il popolo ha mostrato verso queste classi politiche, o si volta veramente pagina o credo che per il paese più in generale non ci sarà più nessuna salvezza. Domandare quando c'è stato un primo invio nell'arco vicino Sarnese nel Nolano a ottobre, con scadenza 25 ottobre, e qua invece niente. Oggi invece ci troviamo con queste bollette con scadenza 9 dicembre, e che chiaramente ognuno di noi, perché sono arrivate anche a me, anche a noi, e quindi abbiamo preferito fare questa riunione pubblica, questa sorta di assemblea pubblica, per fare anche un po' di chiarezza, perché poi chiaramente se ne sentono di tutti i colori, c'è chi dice che bisogna pagare perché la Gori ha vinto la causa, ma a noi non risulta nessuna causa vinta né da uno, né in discussione il 14 di gennaio, che in prima battuta riguardava altre problematiche della Gori e doveva essere discusso il 22 di ottobre, e che poi con l'arrivo delle bollette abbiamo presentato dei motivi aggiunti e di conseguenza è stato rinviato al 14 di gennaio, ma questa è l'unica causa in pendenza con la Gori su questa questione.
il resto sono piacere, perché probabilmente qualcuno è andato negli uffici della Coria a chiedere che cosa sono, che cosa non sono queste bollette, questi aumenti, queste cose, e gli sarà risposto, gli è stato risposto che siccome la Coria ha vinto la causa, non si sa da di che causa si parla, bisogna pagare. Ma questo non è assolutamente vero, quindi se cambiamo dalla prima inesattezza che viene detta in questi giorni. In effetti queste bollette riguardano degli aumenti tariffari che sono stati decisi innanzitutto da parte che non è andato assolutamente niente, le bollette le ha mandato la Rodi, ante 2012, se mi fate parlare, diciamo, se i cittadini del nostro territorio hanno un dovere subire questi abusi che la Rodi sta facendo mandando queste bollette, ma non solo mandando queste bollette, noi stiamo andando anche oltre, noi stiamo cercando insieme ai comitati civici per l'acqua pubblica e insieme a numerosi avvocati cercare di fare un percorso per uscire dalla Rodi,